queste affermazioni. Sarebbe stato bene che le avesse fatte prima per una trasparenza del giudizio, e sarà bene che queste affermazioni trovino conferma nella vicenda giudiziaria, tant'è vero che il comandante generale dell'arma, che si è aperto alla comunicazione, cosa inconsueta ma era doveroso, l'altro giorno ha ricevuto giornali, radio e ha parlato, ha detto: noi adesso aspettiamo l'esito della vicenda giudiziaria, perché ora l'arma aveva preso delle misure cautelative, ora se facesse altro interferirebbe nei confronti dell'attività giudiziaria, che io mi auguro non venga utilizzata per un attacco generalizzato alle forze di polizia, allora, che ogni giorno, e non è retorica, fanno senza coperture adeguate, senza assicurazioni, senza difesa legale, allora, e l'avvocato lo sa, perché noi su questo versante abbiamo condiviso tanti impegni comuni. Voglio aggiungere due cose io, che per me rimangono al di là di tutto. La prima, che sento poi, scusi, un'altra cosa, se posso dire, sulla vicenda Cucchi, una cosa di cui non si parla mai. Io mi occupo molto di lotta alla droga e aiuto molte persone ad andare nelle comunità. Mi resta il rimpianto che nessuno, dico nessuno, abbia portato questo ragazzo in un luogo dove ritrovasse la vita, uscire dalla droga, perché poi all'inizio di tutta questa storia drammatica saranno condannati i colpevoli, ma c'è un dramma di droga di cui non si parla, e di abbandono, allora, di una persona, che è una cosa molto grave, di cui non si parla. Se due piani, e direi però bisogna parlare anche dell'altro piano. Come affermazione definitiva volevo fare queste due affermazioni. La prima, che non si può entrare vivi in una, certo, caserma dei carabinieri, in un luogo dello Stato, e uscirne morti, per, certo, me questa è una verità assoluta. E la seconda, che è uno Stato normale, sano, la verità la cerca, non la nasconde. Questa è un'altra verità.